guardare. Ma scendetevi, grazie il clown, chi mi ha? Allora, un po' di miei amici di Springfield. Ciao Springfield, vorrei chiamare. Boh! C'è Boh e Sara. Il commissario Winchester. Il dottor Hibbert. Milhouse. Salutiamo Leo Bellino, Francesco Prando, Fabrizio, l'abbiamo detto, Angelo Maggi e Davide Lempore. Per te questa esperienza? È molto carina, e se si vuole una gara di birra verso un ragazzo. Posso far fare una battuta a ognuno dei vostri personaggi, Francesco? Prego. Santa Giardina vicino. Questa serata è veramente schifosa. C'era tutta mamma troppo grande, ci siamo un po' stufati, ci vogliamo pagliare. Mamma, Bart fuma! Dov'è quel boccioso di Bart Simpson? Ricercato per aver osato mettere in discussione il fatto che chiamiamo questa era Giacobina, quando il nome del re è Giacomo e non Giacobbe. Mamma, noi dobbiamo proteggerlo, guarda, sta pregando. Devo avvertirti però, gentil donna, anche per questi tempi sono considerato un pessimo marito. Va bene? Sì. Sì. Correva l'anno. Correva l'anno 1603. Dopo protestante. Dopo la prostituta protestante. Quando arrivano i nostri piatti, sta su. Sto sputando fame. Quando arrivano i nostri piatti, sto sputando fame! E questo pesce spada? Che state facendo, tempisti? Rispondete o vi mollo come un contratto telefonico schifoso! Scusate, questo affare spara da solo. Comunque, che stavate dicendo? Non ci fate caso. Wow, il numero sul marciapiede! Così il locale mi sale di classe! Sì, finalmente le cose cominciano a girare per il verso lungo. Oh. Ti sto dicendo che saper fare le addizioni a due cifre non è stregoneria. 64. No, che rapida. Stregoneria va bene però. La portata qual è il commissario Winchester? Come è nata la caratterizzazione? Ma come fai a dire queste cose? Ma chi ti ha imbeccato? Questo è uno che si spaccia per me, perché io non ho assolutamente... Ma chi lo conosce questo commissario Winchester? Io non lo conosco affatto, questo è uno che si spaccia per me, hai capito? Commissario Winchester, quanti ricordi? 22 anni che conviviamo con questo buffo personaggio. 22 anni di divertimento, perché il maggior divertimento alla fine, quando sono in sala di doppiaggio, lo trovo con questo buffo signore che hanno disegnato degli artisti americani geniali, perché sono stato molto legato a lui, e un po' uno dei miei maestri che ho avuto alla bottega di Firenze, cioè Edoardo De Filippo. Io come se si fosse stato Edoardo De Filippo, mai si capisce se fosse stato Edoardo De Filippo. Invece mio nonno era un napoletano del povero, un poco più eccetera così. E quindi la voce è nata un miscuglio tra queste due cose napoletane.
tra questi due napoletani, mio nonno e Edoardo De Filippo. Questo è stato un poco. E poi bisognava, siccome questo è un poco chiattella, bisognava un pochettino incicciottire la voce, perché questa è un poco chiattella. E questa, questa voce si è un poco incicciottita, perché questa è una voce un po' cicciottella. Non è vero che è un po' cicciottella? Perché se fosse stata magra sarebbe stata diversa questa voce. Una voce magra. E invece questa è un pochettino cicciottella. E chi saresti tu? Io sono Lisa Simpson. Lo so che non sembro io, perché mi sono toccata, devo andare a una festa. No, in realtà sono Monica Ward. Sono Teo Bellia, in arte Bo. Bo da qualche anno, non da sempre. Sono abbastanza laido nella vita come sulla scena. Buonasera! Ah, dai, il mostro veneto! Il nero veneto! Nero veneto, ma come fa un nero a parlare veneto? Salve, caro! Ciao ragazzi! Indietro, Novellino! Siamo fidanzati! Non ho ucciso suo marito per farti... non ho ucciso suo marito! Ed è già finita questa puntata di Fuego direttamente. Peccato. Ma la ciambella. Vabbè, direttamente dal Teatro Nazionale di Milano, dove adesso sta per cominciare questa maratona sui Simpson e che andrà avanti quindi fino all'alba. Senti, quindi siamo in chiusura, in definitiva una notizia. Niente, sto per diventare un protagonista cinematografico, perché i Simpson andranno anche al cinema nel 2000 con un film meraviglioso, Simpson insieme bello. Quindi questa è un'anteprima, uno scoop che abbiamo, eh? Presto vedete i Simpson al cinema. Ma tu non ti senti troppo cattivo a volte nelle tue azioni, Homer? Ma neanche per idea, io sono Homer. Non faccio nulla, sono Homer. Qui va bene così. Va bene, allora. Facciamo una piccola risatina, salutiamo tutti. Sì, una risatina prima, quella di, prima quella di Homer. E poi quella di un altro. E con Eddie Murphy e Homer Simpson, Tonino Accolla, noi vi salutiamo, vi lasciamo in compagnia di Sabrina. Fuego termina qui, a domani ragazzi. Bye bye. Salve, sono Fabrizio Mazzotta e sono la voce di Crossi il Clown. Ehi 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 ehi, salve a tutti ragazzi. È uno dei pochi personaggi che leggo le battute sul copione e comincio a ridere. Ha 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 ha!